Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Se vi siete persi il video di presentazione di questo canale, andatelo a vedere, che è qui sotto nei commenti. Come ho detto nel video precedente, qui parlerò della mia organizzazione del viaggio che farò in Giappone in aprile. Quindi iniziamo. Allora, per prima cosa, il viaggio consisterà in 3 mesi, starò a Kyoto. Precisamente non so dove, so solo che la scuola che frequenterò sarà a Gojo. Quindi spero vivamente che la famiglia sarà comunque nei dintorni oppure lì vicino. Comunque, per fare una mini scaletta, allora, come ho organizzato questo viaggio? Per prima cosa, perché ho fatto questo viaggio? Come ovviamente, se stai guardando questo video, probabilmente sarai interessato anche al Giappone. Quindi diciamo che la maggior parte delle persone, diciamo, questa cosa nasce anche dai cartoni animati che abbiamo visto da piccini. Però sì, diciamo che questa voglia proprio di andare, studiare la lingua e fare queste cose, diciamo che è venuta ormai più di 3 anni fa, 4 anni fa, non so, mi era preso questa cosa che ho visto tramite anime, videogiochi, video sul Giappone che io trovavo su YouTube appunto, e sempre di più guardandomi ha sempre più, non so, incuriosito questa scrittura, questo modo di fare, i posti, i luoghi. Quindi piano piano sempre cresceva finché mi sono deciso a fare questo viaggio. Comunque questa cosa si può anche parlare in un altro video, insomma, se vi può interessare. Quindi diciamo che sbazzicavo su internet e ho trovato questo sito, che probabilmente lo conoscete anche voi, che è Gogonion. Sono entrato e ho visto come era strutturato, che era, insomma, che puoi decidere se fare con loro scuola, alloggio, tutto quanto, solo la scuola, solo l'alloggio, varie cose. Io, essendo la prima volta, mi sono basato unicamente su di loro, perché non è che faccio un viaggio qua a Milano, dici vabbè, tanto te ne frega se in Italia. Quindi niente da dire. Comunque, nel senso, il sito comunque ve lo lascio qua sotto nella descrizione del video. Andate a fare un salto, perché è veramente strutturato bene. Tutte le informazioni delle scuole, degli alloggi ci sono, quindi perfetto. Se decidete di, appunto, di intraprendere, comunque ricevere informazioni riguardo questo viaggio che se volete fare, o della scuola, delle varie scuole, non sai quale scegliere, scrivi una mail compilando il modulo o una mail che c'è scritto nel sito, e dopo un giorno, neanche ti rispondono senza problemi, nel senso, qualsiasi domanda gli fai, perché tanto ormai sono abituati, immagino, a ricevere più domande stupide, perché anche io, non so, gli ho rotto le scatole per mesi con domande idiote. E quindi niente, non avete paura di scriverli, perché vi rispondono senza problemi. E io mi sono basato su di loro. Diciamo che la mia scelta iniziale ovviamente era tra Tokyo e Kyoto. Poi ho pensato, boh, ma è la prima volta che vado, ho detto, sai cos'è, Tokyo sì, sarà una figata assurda, ma è una grandissima metropoli, poi non so, vado a Kyoto, insomma, è anche conosciuta come, diciamo, la parte, anche se non è vero, la parte un po' più caratteristica del Giappone. Quindi mi sono orientato su quel posto. Poi a Kyoto c'erano poche scelte, di almeno tramite il sito di Gogonion, poche scelte della scuola. Io mi sono iscritto all'Arc Academy di Kyoto, quindi adesso non ha un senso fare un video riguardo, quindi posso fare più avanti, non so, le mie aspettative, poi nel mezzo come mi sto trovando, e alla fine come mi sono trovato realmente, e posso farci un video sopra. Quindi se avete delle domande guardante la scuola, tutte quante, fatele, che farò un video riguardo quando so cosa rispondere. E niente, io comunque mi sono orientato su quella scuola. Comunque ho sentito, ho provato a scrivere anche le persone, che insomma non è male, quindi spero di trovarmi bene, nel senso, perché sennò E tramite Gogonion ovviamente ha fatto tutto, nel senso, l'iscrizione, l'ha mandata loro, mi hanno mandato i moduli, devi copiare questo, paga qua, paga lì, cioè senza nessun problema, perché se l'avrei dovuto fare da solo probabilmente sarei ancora a trovare il sito della scuola, nel senso, vabbè. E tramite sempre Gogonion mi sono formato sull'alloggio e ho optato per andare in homestay, in famiglia. Costa decisamente di più, perché sì, costa di più, però volevo almeno, che non so neanche conosca la prossima, quindi ho detto, faccio una volta almeno, la faccio tutta bella. Quindi mi sono formato, e quindi sì, starò in homestay, che precisando oggi è il, che registro questo, il 26 febbraio, parto il 4 aprile e non so ancora dov'è la famiglia. Ma questa cosa è normale, perché diciamo che si prendono più tempo possibile per offrirti un'esperienza migliore, perché ti fanno compilare un modulo prima e con tutte le tue, non so, richieste, se preferisci una cosa o un'altra, non vuoi stare in una famiglia con un figlio, con gli animali, quindi si prendono il più tempo possibile per trovare una famiglia più adatta a te. Quindi sì, non preoccupatevi se non ricevete subito la nome della famiglia, ma è anche, insomma, normale se succede
ci pensate per offrire un servizio migliore. Quindi sarò in homestay e farò, spero, nel senso che in quella famiglia ci sia anche internet in casa, così posso anche caricare i video da lì, sperando che non ci sia un limite, perché sennò devo usufruire quella della scuola, video anche durante l'homestay. Se la famiglia riesco a farmi capire e accetta comunque che filmi o a casa, proprio l'esperienza anche con loro, mette su YouTube, probabilmente farò un video anche a riguardo. Sicuramente, anche se dicono di no, io farò un video probabilmente le mie impressioni iniziali della famiglia e come la scuola in mezzo e alla fine come mi sono trovato e tutto quanto. Quindi se vi interessa, non so, scrivetelo con un commento, fatemi sapere se vi può interessare anche questa cosa. Poi Gogonion non si prende in carico di prenotarvi il biglietto aereo, però vi dà dei consigli su quali siti andare, quindi decidete bene le date di partenza e di ritorno e prendetevi qualche giorno, almeno consiglio mio, qualche giorno prima e qualche giorno dopo, perché sì, la scuola inizierà il giorno preciso. Se voi arrivate il giorno prima è un po' un casino, no? Cioè, nel senso, prendetevi un 3-4 giorni per ambientarvi, dove trovare la scuola, le varie cose, e poi, insomma, capito, nel senso, no? E così uguale al ritorno. Dice, boh, anche se sei abituato, almeno fai gli ultimi giorni, non so, ti prepari la valigia, fai gli ultimi viaggi, gli ultimi saluti. La luce, no, ho già finito, vabbè. E quindi sì, dovete organizzarvi voi per l'aereo. Vi daranno dei consigli loro, ma dovete organizzarvi voi, questo è sicuro. Io arriverò a Osaka, quindi da Osaka appunto arrivare alla famiglia a Kyoto, che sono un'ora e passa di distanza. Quindi comunque ve lo trovano loro il modo per portarvi. A me hanno detto che c'è un servizio shuttle che costa molto meno che, non so, prendere un taxi o fare casini. Perché io, non sapendo, cioè la prima volta che vado, cioè mi sarei trovato un nuovo mondo, non saprei come arrivare, nel senso, nella loro famiglia. Quindi farò questo servizio shuttle e quindi vi farò anche sapere come sarà questo servizio che danno ai clienti, insomma, no? Spero ovviamente anche di riuscire a farci un video, nel senso, arrivo, se non sono stramorto perché saranno ore e ore di viaggio, non lo so, spero di riuscire a filmare tutto quanto e vi farò sapere con un video comunque qualsiasi roba del servizio shuttle. Non filmerò, vi dico subito, arrivo in famiglia, perché sarà già devastante di suo, figurati se mi presento con una videocamera e dico ehi, ciao, guarda, saluta. No, tutto questo ovviamente ha un prezzo, nel senso, io ho lavorato prima quando andavo a scuola le estati, qualcosa, insomma, per ho messo da parte, finito scuola ho lavorato un anno e mi sono messo da parte un bel po' di soldi per permettermi questo viaggio, cioè senza pendere dalla mia famiglia, nel senso. Quindi tenete conto che è bello ma costoso, nel senso, ha il suo prezzo. Come mezzi di trasporto che userò lì, penso di usare, dipende se la casa comunque è vicina o a metà, nel senso, potrei usare anche una bici, si noleggia, immagino, penso che sia il mezzo perfetto, basta che non piova, perché so quello, no? Poi ci sarà Kyoto, tipo collegata a bomba con i bus, quindi trovo sempre lì, sempre sul bus per andare avanti e indietro. E la metro penso poche volte, perché comunque collega le grandi linee, non è che c'è chi si ferma in tanti posti, da quello che ho capito, quindi la metro al massimo la userò per grandi spostamenti. Se avete dei consigli su abbonamenti del bus o qualcosa del genere, della bici, se me li scrivete qua sotto mi fate un grosso favore, perché devo capire come funzionano. Per quanto riguarda il cibo, farò anche il video riguardo. Mi sono messo che la colazione e la cena la faccio in famiglia, quindi vedremo cosa mangerò, quindi se riesco farò anche i video di quello che mi propongono la famiglia, sperando in bene, perché non lo so. Come altre soluzioni, comunque a pranzo, non so se riuscirò a mangiare o del genere, andrò in combini, vi farò vedere come in combini e varie schifezze. Sapete anche meglio di me quello che si trova in Giappone da mangiare nei combini. Poi se ho possibilità andrò anche in qualche ristorante, perché voglio provare, insomma, la cucina caratteristica del posto, insomma, vado lì, esatto. Infatti. Poi i posti da visitare saranno una marea, cioè io non mi sono ancora fatto una scaletta di tutto quello che dovrei andare a vedere. Comunque dico, tre posti iniziali, non so, il Fushiminai sicuro, ma è stato anche un motivo per cui ho scelto Kyoto, per andare al Fushiminai, cioè io mi sono rimasto, dai video, dalle foto sono rimasto scioccato, dovrebbe essere una figata assurda, quindi quello sicuro. Poi c'è il Kinkakuji e il Kyumitsudera, nel senso, questi sono tre esempi di cosa posso andare a vedere. Quindi se avete dei consigli o comunque cosa volete vedere anche voi come posto, scrivetemelo sotto con un commento che me li segno tutti e proverò a portarli tutti o comunque la maggior parte, farò un video
video a riguardo. Quindi questo è, diciamo, in grandi linee quello che è il mio viaggio in Giappone. Qualsiasi cosa, qualsiasi, scrivete qua sotto con un commento, lasciate un mi piace, così vedo un po' di interesse. Insomma, fatemi sentire carichi, cavolo, che almeno mi carico anch'io. Ah sì, ricordatevi, iscrivetevi nel canale se volete essere aggiornati sui miei video, perché spero di fare più video possibili. Lasciate un mi piace, commenti, scriveteli, cioè così i consigli, le vostre domande, le vostre perplessità, fatele qua sotto, così insomma vi posso fare anche un video di risposta, caricarlo nel canale per aiutare più gente possibile. Ricordatevi queste cose e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!